Cari telespettatori di Teleregione Live, siamo sulle Ramblas di Bargellona perché è il grande giorno della parata, di tutti i suoni, i colori, le tradizioni della Sardegna, grazie al progetto Navigantes organizzato dalla Fondazione Maria Carta. Una grande nave della Grimaldi è partita domenica mattina da Porto Torres per arrivare qui appunto a Barcellona per un importante gemellaggio culturale. Infatti i catalani hanno accolto i sardi, un popolo fraterno. È un'iniziativa organizzata con il supporto della Regione Sardegna e con l'associazione Adifolk, che è l'associazione per la diffusione della cultura popolare catalana nel mondo, e vede la partecipazione del console italiano, delle istituzioni locali che nella mattinata hanno incontrato anche le istituzioni della Sardegna. Una grande rappresentanza di 500 sardi, artisti, cantanti, musicisti, appunto istituzioni provenienti da 70 comuni dell'isola. La festa è iniziata già sulla nave della Grimaldi e oggi prosegue con incontri istituzionali e con una fetta di Sardegna che arriva qui a Barcellona per un'importante vetrina internazionale. Ma sentiamo dalle voci dei protagonisti qual è appunto l'obiettivo di questa iniziativa Navigantes. Però l'idea è quella di portare la cultura identitaria della Sardegna attraverso quello che è la sua spina dorsale identitaria, dai bei colori dei nostri costumi, il canto a tenore, le launeddas, le nostre maschere, ecco, che sono davvero un bagaglio straordinario, portarlo in Catalogna perché c'è un rapporto forte col popolo catalano. È un viaggio identitario molto forte, io mi auguro e spero che anche nei prossimi anni si possa portare la cultura della Sardegna in giro per il mondo. Uno scambio culturale. Barcellona, in Catalogna, c'è una grande tradizione appunto di sostegni per tutto quello che è gli spettacoli identitari, il folklore, tutto ciò che segna questa meravigliosa nazione senza Stato. Ci auguriamo quindi non soltanto di poter prendere le buone pratiche amministrative, ma di dimostrare anche di essere all'altezza delle migliori esperienze europee per portare appunto la nostra Sardegna in tutto il mondo. Siamo molto contenti davvero di che questa rappresentazione di cultura popolare sarda sia venuta. È una cultura fratella in tanti sensi, e che anche compartiamo lingua, una lingua che ancora si parla nell'Alghero. Siamo convinti che quando si trovano i gruppi di cultura popolare, sarda e catalana si riconosceranno, perché abbiamo questo passato in comune e ci sono troppe similitudini. E per questo sarete sempre benvenuti, perché Catalogna è casa vostra.